Ciao a tutti ragazzi, io sono Andrea e benvenuti in questo nuovo video. Prima di cominciare come sempre come al solito vi ricordo di seguirmi su Instagram e su TikTok e i link che trovate qui sotto in descrizione. Signori, finalmente l'attesa sembra essere finita. Finalmente questo primo trailer ufficiale di Spider-Man No Way Home sembra che stia per arrivare. Dico sembra perché non è ancora detto al 100%, ma vi faccio un riassuntone e vi spiego cosa è successo nella giornata di ieri, che tra l'altro era il giorno in cui mi trovavo in piena Games Week e anzi, nello specifico, mi trovavo a un raduno con voi all'interno della Games Week barra Cartoomix quando il buon Tiziano ha iniziato a tempestarmi di messaggi. Infatti ieri verso le 4:30-5 hanno iniziato a postare su Twitter tutti gli insider dicendo che alle 6 ci sarebbe stato un grande annuncio, un annuncio importante ma che non sarebbe stato il trailer, grazie a Dio. E infatti alle 6 è stato rivelato ufficialmente che la prossima settimana, nello specifico nel giorno di martedì alle 5 di pomeriggio orario di Los Angeles, si terrà presso il cinema Regal Sherman Oaks una speciale proiezione al cinema del primo trailer ufficiale del film, in cui sono previste anche grandi sorprese. Quindi mi aspetto che i pochi fortunati che riusciranno a prendere i biglietti e andare a vedere il trailer all'interno del cinema possano incontrare qualche membro del cast, sicuramente Tom Holland e poi magari Tobey Maguire e Andrew Garfield, anche perché non so se vi ricordate, qualche settimana fa c'era uscita quella notizia secondo la quale il trailer non era ancora uscito perché c'era una sorta di conflitto tra Disney e Sony in base a cosa far vedere nel trailer, perché Sony voleva far vedere gli altri due Spider-Man, ovvero Andrew Garfield e Tobey Maguire, mentre la Marvel invece voleva tenerli ancora segreti. Secondo me una sorta di compromesso è stato raggiunto e in questo trailer faranno almeno intuire la cosa. Quindi nel momento in cui magari il trailer si concluderà per esempio facendo vedere Tom Holland fisso in camera e due ragnatele che arrivano da destra e a sinistra, direi che la presenza di Andrew Garfield e Tobey Maguire sia praticamente ormai ufficiale. E quindi chi lo sa che magari queste grandi sorprese non siano le comparsate sul palco proprio di Tobey Maguire ed Andrew Garfield, bisognerà stalkerizzarli un pochino su Instagram e vedere dove si trovano in questi giorni, anche se mi sembra che entrambi non abbiano un account ufficiale super aggiornato, anzi credo che Tobey Maguire non abbia neanche un account di Instagram. Comunque, quindi questo cosa vuol dire? Che molto probabilmente in contemporanea con la proiezione in sala il trailer potrebbe venire pubblicato online, il che si traduce con le 2 di notte di mercoledì mattina in Italia. Ovviamente la cosa non è confermata, anzi alcuni leaker dicono che potrebbe addirittura uscire qualche giorno dopo e che arriverà un annuncio a riguardo, anche perché questo è l'evento per il lancio del trailer per i fan e questa è gente che paga per andarsi a vedere al cinema, quindi sarebbe forse un pochino giusto che gli lasciano quel minimo di esclusiva temporale per tipo 10 minuti almeno. Però vediamo, la notizia non è ancora ufficiale dell'uscita anche da noi, ma alle 2 di mercoledì mattina sarò online in live, molto probabilmente comincerò intorno alle 11:30, così facciamo 3-4 ore di live e poi stiamo lì ad aspettare magari un trailer che non uscirà, ma sono abbastanza fiducioso anche perché con la data di martedì mancherebbe meno di un mese all'uscita del film in sala e quindi sarebbe anche ora che ci facciano vedere questo trailer. Capisco voler fare il mega evento, capisco super hype, però il trailer lo devono pubblicare perché sennò la gente veramente impazzisce ed esce di testa. Quindi aspettiamo speranzosi, mi raccomando, ci troviamo in live martedì sera intorno alle 11 e poi andiamo avanti tirata dritta aspettando questo trailer, che se dovesse uscire alle 2 sarebbe già anche un successo perché il teaser è uscito intorno alle 3:30, quindi se risparmiamo 1:30 sono una persona molto più contenta. Comunque ragazzi, finalmente l'attesa è finita, non dovesse uscire mercoledì alle 2 di mattina, magari uscirà poi alle 3, ma comunque in ogni caso la prossima settimana vedremo questo benedetto trailer. Spero in contemporanea con la proiezione al cinema, così siamo tutti più felici, evitiamo leak anche perché uscirà qualsiasi cosa. Tra l'altro hanno anche confermato che la premiere della pellicola per i giornalisti e di Vipponi si terrà il 13 dicembre, quindi 3 giorni prima l'uscita italiana, sempre a Los Angeles, e speriamo che nessuno spoileri o pubblichi cose online perché sarebbe veramente un disastro, ma comunque su quello ci torneremo. Ragazzi, grazie per aver seguito questo video, volevo approfittare per ringraziare tutti quelli che mi hanno fermato per un saluto, per una foto, una firma durante la Games Week barra Cartoomix, vi voglio un sacco bene, non vedo l'ora di rivedervi tutti in diverse altre occasioni, mi raccomando seguitemi su Instagram e su TikTok, i link che trovate qui sotto in descrizione e noi come sempre come al solito ci vediamo al prossimo video, ciao!